Ciao a tutti, amici del CUS di Milano, io sono Marco Maniscalco, conosciuto anche come Big Macco 11 o più semplicemente Macco, e oggi sono qui per darvi dei consigli e farvi vedere qualche trucco su come gestire la propria squadra su FIFA 21. Inizio col dire che non esiste un modulo migliore o un modulo peggiore, esiste un modulo che si adatta bene al vostro stile di gioco. Più precisamente oggi vi farò vedere il mio 4-4-2, che è il modulo che preferisco, e vi farò vedere le tattiche e le istruzioni che uso. Dunque, per quanto riguarda le tattiche, io uso stile di difesa equilibrato, 5 tacche di ampiezza e 6 di profondità, in modo tale da avere una squadra che non sia né troppo alta e né troppo bassa. Per quanto riguarda lo stile di attacco, anche qui equilibrato, e come ampiezza uso 5 e come giocatore in area 6, in modo tale che anche i centrocampisti possano aiutare la manovra di gioco. Per quanto riguarda le tacche degli angoli, io consiglio 2 perché non è molto facile segnare, quindi si rischia il contropiede. Quindi mando sì qualche giocatore in area, ma preferisco non rischiare di mandarne troppi. Invece per quanto riguarda le istruzioni, io uso resta dietro in attacco ai due terzini, in modo tale che ci sia una linea 4 di difesa sia in attacco che in difesa, appunto. E stessa cosa la indico ai due centrocampisti centrali, in modo tale che stiano in appoggio agli attaccanti in fase di manovra e facciano da scherno alla difesa nel momento in cui bisogna difendere. Per quanto riguarda gli attaccanti e gli esterni, io non metto nulla perché mi piace, diciamo, averli un po' liberi, ma di solito alcuni usano, per esempio, inserisce dalle spalle gli attaccanti in modo tale che appena si gira palla i due attaccanti facciano degli inserimenti fra i difensori avversari e noi dobbiamo essere bravi a vederli e a servirli. Ora, cosa vi consiglio? Nel momento in cui la partita si mette male, ad esempio, potrete magari... rifaccio questa. Quindi cambio. Una cosa importantissima è leggere la partita, perché nel caso in cui si metta male dobbiamo essere capaci di capire quali sono magari i punti deboli dell'avversario o i suoi punti di forza che ci hanno messo in difficoltà e provare a cambiare qualche tattica in modo tale da cambiare le sorti della partita. Ad esempio, come stile difensivo si può mettere pressing sul primo controllo in modo tale che quando l'avversario va in difficoltà la squadra lo vada a schiacciare in avanti, però è molto rischioso perché si possono lasciare dei buchi. O se no, addirittura pressing costante si può mettere in modo tale che tutta la squadra si alzi per correre dietro agli avversari, però ovviamente si rischia perché si lasciano tanti buchi e si rischia anche di far stancare velocemente i propri giocatori. Diciamo che pressing costante può essere molto efficace, ma può essere un'arma a doppio taglio. Si può magari alzare invece la profondità della squadra in modo tale da essere più alti e pressare più velocemente l'avversario, però ovviamente attenzione ai buchi perché i vostri difensori saranno quasi a centrocampo. Invece, per quanto riguarda lo stile d'attacco, quando bisogna recuperare una partita, si può mettere ad esempio manovra veloce in modo tale che gli attaccanti e i centrocampisti si facciano subito vedere per uno scambio veloce e arrivare subito in porta. Se invece dovete gestire una partita perché siete in vantaggio, comunque l'avversario vi sta mettendo in difficoltà e avete magari paura che possa pareggiare o addirittura rimontarvi, potrete ad esempio abbassare in questo caso la profondità, chiaramente lasciare equilibrato, perché se mettete ripiega c'è il rischio di abbassarsi davvero troppo, e ad esempio mettere qualcosa come palla lunga in modo tale che appena recuperate palla i vostri attaccanti, se sono magari forti di testa o molto veloci, possano tagliare fuori il centrocampo della difesa avversaria e arrivare subito in porta segnando così in contropiede. Magari potete anche abbassare qualche tacca dei giocatori in area in modo tale che non partano subito tutti all'attacco e magari mettere possesso palla per gestire un po' la palla quando la si recupera. Ovviamente attenzione, perché gestire palla senza mai provare a fare un gol in più è un grande rischio, perché di solito quando si gestisce tanto palla poi si finisce col perderla e 90 volte su 100 si subisce il gol. Per oggi è tutto, amici, mi raccomando, seguite il CUS di Milano, lasciate mi piace a questo video perché nei prossimi episodi vi mostrerò qualche trucco durante la partita, come ad esempio battere le punizioni, o magari vi spiegherò come fare e quando fare qualche skill, come ad esempio la bicicletta. Quindi mi raccomando, un bel mi piace e alla prossima.